Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitchered, questo è The Binding of Isaac Rebirth. Allora, intanto andiamo qua sopra, abbiamo detto che facciamo una nuova run. La facciamo in normal per il momento e la facciamo a random, così vediamo un po' cosa dobbiamo ancora fare. Allora, aspetta, dai che sto attento a vedere cosa Isaac nella cattedrale. Ok, ci dovremmo riuscire, ora che... Buongiorno. Si fa interessante già da subito con Book of Shadows. Molto bene, un'attiva, il problema attiva l'abbiamo già risolto subito, immediatamente. Allora, questa è stanza facile. Allora, cosa mi dite di bello nel frattempo? Scrivetemi nei commenti. Ah, maledizione, ho già fatto una scemenza. Aiuto, scusate, adesso mi concentro un secondo su questo. Questo è il peggior mostro che... il peggior mob che possiamo trovare nel primo livello, direi. Oserei dire. Qual è, secondo voi, il peggior... che cavolo. Oggi sono deconcentrato. E non posso neanche dire, è colpa della chat, perché non c'è la chat, essendo io... aspettate, ok. Oh, finalmente il cuoricino che mi mancava. E non posso neanche dire che è colpa della chat, perché no, non sono in live, quindi è completamente colpa mia oggi. Allora, prima andiamo dal boss, poi andiamo a vedere cosa c'è nella stanza del sacrificio. Allora, usiamo un po' così con costrutto. Ecco, Book of Shadows ci potrebbe permettere di fare delle belle combinazioni con... Oh, oddio, sapevo, mi avrebbe preso in pieno. Con Gold Bar, con i Colai. Quindi una bella puntata con una bella combinazione, una bella sinergia si chiamano sinergie. E con una bella sinergia, quasi quasi. Mi piacerebbe. Oggi dal punto di vista difensivo non stanno. Da Dio, vabbè, fa lo stesso. Speriamo che intanto dia un coso. L'ho fatto con il normal, no? È in normal sta puntata, quindi dovrebbe darmi un cuoricino, tipo. Esatto, me l'ha dato. Ed è anche interessante. Aspettate che guardiamo. 212221. Vediamo cosa fa. Dovrebbe aprire le start up. Dovrebbe fare start up tutti. 21132. Ma non benissimo. Non benissimo, ci ha abbassato, ci ha alzato lo stat di 1, ma ha mischiato male, molto male, le nostre statistiche. Allora, andiamo a vedere cosa c'è qua. Molto bene, molto bene. Poteva, ma allora? Non ci siamo. Ah, adesso facciamo veramente zero danno, quindi è anche pericoloso. Da quel punto di vista mi sa che il... oddio. Mi sa che il... Madonna, spariamo una volta ogni 40 minuti. Abbiamo un grande range, un enorme range, ma facciamo veramente poco poco male. E con la capacità di schivare che ho oggi, la vedo pelosa. Ok, la vedo una run molto pelosa. Vabbè. Allora, andiamo a prendere, visto che abbiamo anche una bomba in più, andiamo a prendere questo. C'è una roccia tinta? No. No, niente rocce tinte. Va bene, andiamocene via con questa schifezza di... In questa schifezza di piano veramente giocato da schifo. Potrei fare questo. Dovrebbe essere qua. Non è qua, perfetto, ottimo. Andiamocene via con le pive nel sacco, come si suol dire. Allora, io sono... In questo momento sono molto felice perché ho ricevuto tanti bei disegni da voi. Disegni. Si chiamano disegni. Disegni è prenderli, è sottovalutarli. Mi piacciono tantissimo. E se continuate così, adesso poi farò una bella cosa. Li metterò tutti su Facebook. Oddio. Ok. Li metterò tutti su Facebook. Questo è poco ma sicuro. Oh, cavolo. Eccolo lì. Madonna, oggi che dramma. Li metterò assolutamente tutti su Facebook. Piano piano, uno per volta. Oh, grazie al cielo. Ah, Pyromania che ci stava. E così è quello che... Sì, esatto, quello che se prendo l'esplosione mi cura. Yes! Ho fatto una cosa pericolosissima, devo dire. Però
Quindi se adesso faccio di nuovo così, boom. Ok, questo avete, non so se lo sapevate, ma come ora lo potrò, ora lo sapete. Ora lo sapete. Con Pyromaniac, se vi fate scoppiare una bomba in faccia o qualcosa, o anche i, anche le gocce esplosive, valgono anche le gocce esplosive, vi curate invece di subire danno. Quindi molto molto utile. Quindi queste, tutte queste combinazioni di la combinazione è già Pyromaniac più il, madonna che frequenza di sparo di schifo abbiamo, più il Book of Shadows, potrebbe già essere una cosa abbastanza buona. Anche per, no, 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 queste due non sinergizzano tutto sommato, perché poi intanto, cioè, non serve, a quel punto non serve il Book of Shadows se possiamo farci sparare fortissimo in faccia. Allora, io una bomba qua ce la metto, perché mi hanno rotto le palle queste due mosche. Se la metto qua dovreste riuscire a morire tutte e due. Esatto. Qua c'è un'altra cosa, però possiamo anche farci colpire, chi se ne frega. Però Menica è molto sottovalutato, perché secondo me è un ottimo oggetto. Un ottimo oggetto. Dicevamo dei disegni, mettiamo su Facebook. Li metterò su Facebook, vi farò vedere. Se, spero che, cioè, se chiunque mi faccia un disegno, se non vuole che questo disegno venga messo, me lo dite, così almeno non c'è nessun problema e non urto i sentimenti di nessuno. Non si sa mai, magari qualcuno vuole tenerlo tra virgolette privato e una cosa segreta tra noi, quindi no, ho paura poi di fare magari delle scemenze. Quindi chiunque mi abbia mandato dei, i cosiddetti fan art, ma sinceramente non mi piace chiamarli fan art, perché sembra sia una cosa, beh, mi sembra quasi una cosa dispregiativa chiamarli fan art. Per me sono dediche. Sono dediche vostre. Vostre dediche nei miei, a me. Quindi per me io lo considero così. E ne sono assolutamente onorato. Questo è poco ma sicuro. Quindi le metterò su Facebook, così almeno le potranno vedere tutti. E se avete qualcosa da aggiungerci, oddio, se avete qualcosa da aggiungerci, scrivetemelo sempre su Facebook. Quindi, sì, comunque, se fate, continuate così, farò qualcosa con questi, con queste dediche. Quindi, continuate pure, guardate, io sono felicissimo di riceverle. Ogni disegno a me cambia la giornata in meglio, questo è poco ma sicuro. Finora i disegni che ho ricevuto mi hanno, che mi piacciono tutti, innanzitutto. E poi, mi cambiano la giornata, sono veramente felice di riceverli. Allora, dove possiamo andare? Nel negozio potremo, ci sarà, costa 3 se non mi sbaglio, un cuore azzurro, no? 5 costa un cuore azzurro, il cuore rosso costa 3. Vediamo se c'è una monetina. Ok, devo ricordarmi di prendere una monetina, perché ho aperto il negozio, voglio prendere quel cuore azzurro, questo è poco ma sicuro. Larry, un lerrone grosso. Madonna, quanto cavolo, spariamo poco. Allora, io una bomba ce la mollo. No, 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 no. Ok, meno male. Meno male. Un po' l'ha preso. Allora, devo trovare un modo per avere tante belle bombe. Quindi probabilmente andrò in un negozio. Se è in un negozio, in un come si chiamano? In un arcade, se vostra grazia random generator ce lo concede. Madonna mia, facciamo poco, la combinazione perfetta della morte, ratio di fuoco di merda più danni 0, è veramente lo schifo. Fortunatamente abbiamo Pyromaniac, perché veramente peggio di così non poteva accadere. Tanto l'autoclave mi parte, io faccio una vaccata, io mi distraggo, faccio una vaccata, va bene, tutto a posto finché è cuore danno azzurro. Uno speed upgrade che non mi serve, ma cosa faccio, non lo prendi? Allora lo prendi. E a questo punto, essendo che qua non c'è niente di figo, qua non c'è nessuna roccia tinta, qua non c'è nessuna roccia tinta, qui niente, oh, niente,
Andiamo nel negozio e rubiamo. Lo so, no, non andremo mai avanti se andiamo avanti così, però... Ui, 138, eravamo a 162 tipo tre puntate fa, va bene, li metto due così almeno non si offende troppo. Scusate, ma continuo a non riprendere la voce. Io non so quando mai nella vita riuscirò a recuperare la mia voce, perché a parte parlare con voi, ma quello è il meno. Grido fortissimo ad allenamento, non perché grido per cattiveria, ma perché devo farmi sentire, che non è una cosa che mi esalti, visto e considerato che A, non ho voce, B, come detto, non è che sia un mostro di capacità, oddio, oratorie. Quindi gridare, già parlare e gridare per me sono cose che mi costano molto. Allora, questo... Au, questo lo ucciderò più o meno tra 6 mesi. Dai. Forza, forza, ce la puoi fare. Madonna, quanti colpi prende? Deve prendere prima che muoia. Oh, ok. Bomba, che fa sempre bene con Pyromaniac. Questi affari qua non finiranno mai. Voglio un pentagramma. Questo vuol dire... Oh, maledetto. Questo vuol dire che al prossimo... Non sto più usando il buco Shadows, lo so, lo so. I know. Cosa c'è qua dentro? Sì. Questo è poco ma sicuro che prendo tutto ciò. Ok, ok, ok. Voglio qualcosa che aumenti il danno. Non tanto la frequenza, perché cioè... Au. Perché... Sì, anche la frequenza però. Quindi è uno speedball, se non mi sbaglio. È range più... No, range. È tier più danno, se non mi ricordo, lo speedball. Quindi se ricevessi da un boss speedball sarei felice. In più vorrei un patto col diavolo e direi che me lo merito, perché... Ecco, no, non me lo merito. Alt, non me lo merito. Però... Però non ho subito danno rosso finora. Quindi direi che me lo possono concedere. Oh. Eccolo lì. Sapevo che sarebbe successo così. Ho rischiato tantissimo. Tu vai qua, non ti incastrare. Abbiamo un range bello serio, devo dire. Arriva quasi da una parte all'altra, più o meno. Invece arriva da una parte all'altra del muro verticale, quindi bene. E so già dove è il boss? No, non so già dove è il boss. Questi qua saltano e mi infastidiscono. Eh sì, ebbene sì. È impossibile prendere... A parte oggi mi sembra impossibile prendere danno per me, proprio in generale. Ma è impossibile non prendere danno alla lunga con questo range e questo DMG. Allora, uff. Proprio il peggio, però, comunque. Mi stanno aiutando, dandomi il peggio, i peggiori nemici da abbattere con questa configurazione. Tra l'altro, non ho monete, quindi potete colpirmi quanto cavolo mi pare. Me ne frega niente. Userò una bomba, perché sennò qua veramente è la morte civile. Uno. Naturalmente ho colpito quello che avevo già danneggiato, vero? Ecco. Direte, perché non hai usato Book of Shadows più grosso pirla? Hai ragione. È il problema, è il solito problema che dicevo le altre volte, il good to use syndrome. Cioè, troppo buono, un oggetto troppo buono per essere utilizzato. E non mi sembra mai il caso di utilizzarlo. E se poi esce una cosa troppo forte, quindi devo assolutamente usarlo? Ecco, è questo il motivo per cui non lo uso. Non so perché l'ho fatto. Non mi interessa. Questo lo... Stavolta lo uso. Vaffanculo. Così almeno... Dai, dai. Morite veloci. Morite male. Morite veloci. Niente. Non li ho fatto... Non ne ho tirato giù uno. Madonna mia. Che pianto. Sarà una run lunghissima. Tra l'altro, se continua così, non la vincerò mai. Comunque. Nel senso, ogni tanto può capitare una run di cacca, soprattutto se ci vai addosso ai danni, se ci vai addosso alle gocce. Combinazione poco danno più poco range più poca difesa. Oggi veramente brutta giornata, perdonatemi, ma purtroppo oggi è così.
ho già dato una carrellata di cartoni, quindi questo non dovrebbe durare proprio all'infinito. Ok, Carl Lewis, dei salti qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Preferisco questo, ma va bene, tutto sommato va bene, anche se credo che Rotten Baby si registri in base anche le mosche di Rotten Baby si registrino in base alla quantità di danno che si fa di base. Qua non c'era niente, ottimo, io speravo in una pillola. Qui non c'è nulla, non ho niente di figo nel negozio, questo senza ombra di dubbio. Oh, signore, sta finendo il muro. Ok, ce l'ho fatta. Sapendo che non facevo danni, ho detto scappo nell'angolino. Mi sa che purtroppo non ne esco vivo. E quindi l'unica strada per il boss è questa, l'unica rimasta, ovviamente. Vieni un po' più in qua, vieni un po' più in qua, grazie. Di solito questi sono anche leggermente decentrati, sparano anche leggermente decentrato, quindi uno spara dritto, una goccia è dritta verso il nemico e l'altra è un po' più storta, quindi è ancora più difficile. Dio, punto è di qua, infatti sbaglio, va bene. Oggi è anche una di quelle giornate nel quale non si trova la strada per il boss mai. Su, quindi l'ho trovata. Ma vaffanculo. E se non faccio qualcosa qua subisco. Dai, dai, fai qualcosa mosca. Dai mosche, agite. Io sparo da qua e lascio agire le mosche. Via. E la madonna. E cosa sei? Ho usato tutti, mi sono giocato tutti i cuori spirituali. Tutti. Devo usarmi il Book of Shadows, mi piace, di Hollow, perché dura poco. Quindi via Book of Shadows, via mosche, fate il vostro dovere. Non sto colpendolo una volta perché naturalmente la frequenza di sparo è nulla. Ha fatto un decimo di danno e ciò non è buono. Per niente. Mosche, fate, abbiate pietà. Eccolo lì, niente. Questa è quelle run che ti fanno disinnamorare del gioco. Una di quelle run che ti fanno odiare il gioco per due giorni. Non lo giochi più. Nervoso. Dai, su. Se devo essere, devo basarmi sulle mosche che non riescono a prendere di Hollow e sono rimasto incastrato in una cacca. Sapevo. Dai. Dai che ce la puoi fare. Rincorrila. Dai, dai che ce la fai. Dai che ce la fai. No, non la prenderà mai. Non la prenderà. Non lo prenderà mai. Ok, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ok, grazie. Beh, continua a darmi anche prove inutili. Cosa posso fare per salvarmi la vita qua? Ho due bombe. Qua può essere. Stanza segreta può essere qua. E non lo è. Invece di qua può essere solo questo. Dimmi che sei qua. Grazie. Beh, bene. Oh, no. Che grande merda. Vabbè. Andiamo via. Andiamo via. Cos'è questo? È cave, cos'è? Terzo, quarto livello. Quindi cos'è? Cave 2, quindi. Queste cave, se non sbaglio. Catacombe, catacombe.